Lisa. Lisa, I love you. Lisa, oh, ferma Lisa, Lisa, Lisa. La smetta, un po' di contegno, insomma. A chi è lei, scusi? Ah, se non lo sa lei che mi ha rapito. Come? Rapito? Su, avanti, tagliamo corto, mi porti subito dal suo capo. Quale capo? Su, giovanotto, non mi faccia perdere tempo, non mi dica che questo rapimento sarei congegnato tutto da solo perché non ci credo. Su, avanti, di che organizzazione fa parte, della mafia, della 'ndrangheta? Non comincio a perdere veramente la pazienza, mi dica soltanto quanto. Quanto cosa? Senta un po', ma nella vostra organizzazione si fa un minimo di selezione prima di assumere qualcuno o no? Ho capito, non mi dirà niente. Manderà la solita richiesta alla famiglia col solito giornale scelto a caso, no? Però me lo faccia in fretta, che io la settimana prossima devo firmare un contratto importante. Dica un po', ma nei rapimenti precedenti il carceriere non si è mai fatto vedere a volto scoperto. Non è che vorrete farmi del male, eh? Guardi, non vi conviene, non le conviene. Io sono molto più influente di quanto lei possa immaginare. Guardi, ci vedo subito che lei è un pirellino in questo genere di operazioni, mentre io posso ritenermi un veterano. Qui sotto io ho una cicatrice che mi è stata fatta 7 anni fa in Barbagia. A proposito, lei non è sardo? No. Siciliano? No. Calabrese? No. Campano? No. Pugliese? No. Ma allora da dove diavolo viene? Da Roma. Ah, la banda della Magliana! Banda della Magliana! Un indipendente. Lei vorrebbe farmi credere di essere un indipendente, di avere superato i miei cavalli di crisi ad alta tensione, no? Di aver neutralizzato i miei Doberman, di aver immobilizzato le mie guardie del corpo, di avermi cloroformizzato, perché anche cloroformizzato è tutto da solo. Ma che? Ah, lo dicevo io, fuori complici. Ma che complici? Ma mi lasci in pace. Io non la lascerò in pace finché lei non mi avrà portato qui i suoi complici e prima di tutti il capo. Senta, la vuole capire che io non la conosco. Ma mi conosci? No. Ah, ho capito, agito su commissione, certo, o su appalto. E si cominciano a esternalizzare anche loro, tutto fuori dell'azienda, abbattimento netto dei costi, ma dove la costo praticamente. Ma che cosa sta dicendo? Io non la conosco, io non ho rapito nessuno. Io mi sono svegliato qui adesso, come lei. E quindi è stato rapito anche lei? E già, dovevo capirlo subito, lei non ha la stoffa del rapitore, è troppo... Vabbè, lasciamo stare, l'importante adesso è andare a incontrare la banda. Senta, un momento, ma che cos'è questa storia del rapimento? Eh? Io ricordo soltanto che ieri sera mi trovavo con la mia Elisa, eravamo tornati un po' qui, anche alla festa del mio compleanno, ci eravamo buttate al letto vestiti da quando eravamo cotti, poi all'improvviso mi sveglio e mi trovo qui. E a casa sua non c'era nessuno oltre alla sua Elisa? Ma chi vuole che ci fosse? E la sua Elisa non è stata rapita insieme a lei? Ma non lo so. Non so dove sia in questo momento, non so neanche io dove mi trovo, non so. Allora è evidente, no? Evidente cosa? La sua Elisa è complice dei rapitori. Che complice? La pianta di sciocchezze. Giovanotto, si vede subito che lei non ha esperienza in fatto di donne. Sa la prima cosa che mi ha insegnato mio padre? Mai fidarsi delle donne, sono esseri diabolici, pensano solo ai soldi. Per cosa crede che sia presa la sua Elisa? Per il fascino, per la bellezza. Balle, tutte balle che ci raccontano i film di Hollywood. Le donne pensano solo i soldi e quando li trovano non li mollano più. Ma che soldi? Io non sono mica ricco. Prego? Io non c'ho una lira, faccio il bidello in una scuola elementare. Ho capito, non vuole liberarmi dati personali. Guardi, le capisco benissimo, farei lo stesso anch'io. Sapesse quanto ho dichiarato nella mia ultima denuncia dei redditi, ancora mi viene da ridere. Comunque adesso lei è fra amici, praticamente fra colleghi. Permetta che mi presenti Luigi Carlo Burlan, presidente dell'Associazione Liberi Industriali del Nord-Est. Piacere, Marco Galosci. Guardi che faccio veramente il bidello. Oh, che simpatico. Lei ha davvero un gran senso dell'umorismo. Però adesso basta con le presentazioni. Andiamo invece a conoscere la banda. Dico, ma lei è davvero un bidello? Ma te l'ha appena detto. E perché avrebbero dovuto rapire un bidello? Lei è comunista? No. Camerata? Ma per carità. Servizi segreti? No, no. Borbone, massone? No, niente di tutto questo. Ma allora mi spiega perché avrebbero dovuto rapire un bidello insieme a un ricco industriale? Ma chi ne so? Mi era venuto in mente uno scherzo della mia Elisa. Elisa, basta con questo stupido scherzo, Elisa. Elisa, aiuto! Aiuto! Ecco la sua Elisa. Ma quella non è la mia Elisa. Ah! Aiuto! Aiuto, schifosi! Schifosi, andate via! Signora, cominciamo a operare il linguaggio, e qui siamo in presenza di gentiluomini. Aiuto! Aprite! Non siamo rapitori, non vogliamo violentarla. Ah no? Non siete violentati? Signora, ricordi bene, è un'aria di uno che va in giro a violentare le donne? No, effettivamente. Ah, io lo credo bene, 4.000
8.000 euro mi è costato questo vestito, sta a vedere che mi scambiamo anche per un delinquente. Ma dove siamo? Dove è mia sorella? Che ne so, io non lo so, che sono un'agenzia di persone scomparse. E lui chi è? Chi? Quello? Ma oh, povero Cristo, guarda, sicuramente non è un roditore, è troppo fragilino. Non si vede niente, è tutto buio, eppure dovrebbe essere mattina, oppure no? Ma dove siamo? Che cos'è questo posto? Guardi signora, dirle esattamente da quanto tempo in questo posto non è possibile, dato anche il grave stato confusionale in cui mi trovo. So solo che una ventina di minuti fa questo signore è venuto a passeggiarmi sotto il lenzuolo e tocca tocca, alla fine mi sono svegliato. Ma che tocca tocca? Io cercavo la mia e... Ah, non mi tocchi, non mi tocchi! Ma chi la tocca? Ma chi è questa cosa? Aiuto, aprite, aprite! Guardi signora, non basta la parolina magica per farci aprire, eh? Non siamo mica nella favola di Alibaba. È chiaro che se siamo chiusi qua dentro non voglio farci uscire, no? Ma che cosa sta dicendo? Guardi, è tutto chiaro, è lampante come la luce del sole. Qui ci troviamo in presenza di un triplice rapimento. Dobbiamo solo aspettare che la banda si faccia di me che ci detti le sue condizioni, senza farci prendere da facili isterismi. Signora? E qui siamo tutti sulla stessa barca, eh? O quasi. Rapire un vitello, che tempi, che tempi. Ma come rapiti? Ma perché noi? Perché io? Aiuto! No, signora, non cominciamo con gli isterismi! Serve solo a consumare più ossigeno! E potremmo averne bisogno dell'ossigeno! Come dell'ossigeno? Signora, venga qui che le spiego esattamente come stanno le cose. Non mi tocchi, non mi tocchi! Non la tocco, non la tocco! Ma che quando va per strada gira in armatura? Perché se la toccano tanto quanto dice, su, avanti, venga qui! No, mi tocchi! Non ho capito, questa non ce la fa, non regge, non è abituata alla tensione. Perché io sono abituato. Chi, lei? Beh, sì, effettivamente. Bene, ricominciamo. Signora, mi dica che mestiere fa. Per favore, non mi dica che fa la lavandaia. No, sono una psicologa. Oh, ecco, cominciamo a ragionare. È chiaro quindi che a questo punto l'intruso è lei. Permetta che mi presenti. Luigi Carlo Burlan, imprenditore padano. Marco Galosci, pitello laziale. Elena Malfatti, piacere. E mi dica, dottoressa Malfatti, lei sicuramente è una psicanalista da fama. No. Studio elegante, convegni, congressi, lista clienti, sempre di gente importante. Lavoro al consultorio, assisto ai tossicodipendenti. Ho detto, scusi, lei lavora al consultorio? Sì. Cioè, assisti ai tossicodipendenti? Sì. Quindi niente lista clienti? No. Niente convegni, niente congressi? No, vorreste farmi credere di essere stato rapito insieme a un bidello e un'infermiera di un consultorio? Sì, no, lo prego. È lo stesso, siete ugualmente due squattrinati. Ah, siete due attori, volevate ingannarvi. Fuori complici! È quello che ricomincia. Tu parlerai solo quando sarai interrogato, caro il mio bidello, fuori complici! Io ho detto 200 volte che io non ho nessun complice e sono qui come me. Come me? Oh, piano con le offese, eh? E tu volevi sedurmi, eh? Hanno mandato te perché tu sei l'esperto, allora avanti, fammi vedere quello che sai fare! Ma chi la tocca? Io sono qui come lei. Fermate, parlate! Ma non è proprio lei una delle conversazioni con il signore qui?
faccio telefonare ad Elisa. Quale Elisa, Elisa? Bisogna chiamare la polizia subito! Mi posso facendo tutti capire dove siamo. In che modo? Ma non so, faccio qualcosa, che pretendo che chiami la polizia, dico, sono qui, non sto per il 3x4, non mi inizi a cercare, io sono capo di Bruce, siamo in Italia o all'estero! Il Perù! Il Perù, per lei come lo sa? Il Perù? Dovevamo andare in Perù con mia sorella, ne avevo fatto un viaggio per la sua lampada. Ah, vedo che qui ognuno pensa ai cavoli suoi, eh? Pronto? Pronto? Mi cerca? Niente, non c'è campo. Pronto? Pronto? Lo vuole pronto, sapere c'è? Quello che penso? Pronto. Prego. Anche secondo me qui non è entrato nessuno e non c'è nessun passaggio segreto. Ce ne saremmo accorti, allora l'avremmo visto anche abbiamo solo istante, ma sono sicuro che l'avremmo visto. Come deve essere successo quando abbiamo soccorso il signore? Lì eravamo tutte due di spalle. Lei era di spalle, ma io ero di tre quarti, me ne ricordo bene. E poi... E poi? Poi cosa? No, niente. Dico, vogliamo collaborare? Se sto facendo qualcosa lo faccio anche per voi, no? A proposito, quando ci libereranno, lei dirà che si trovava in un'altra cella che faceva parte di un altro turno, un altro rapimento, ok? Sì, come andava in mente, fanno i turni per i rapimenti. Ah, scusi, ma lei che gliene importa se io cerco di salvaguardare la mia immagine? Lei parla di essere liberati, ma a me sembra che ne siamo molto lontani. Questo posto è pieno di cose strane. Ad esempio, avete notato per caso che non si sentono gli odori? Io... ho un discreto olfatto, eppure non sento niente, anche il pollo prima. Oh, se ne stato un pollo sì. Ma questo è meno, ma qualsiasi cosa emette un odore. Io ho un olfatto finissimo, eppure non sento proprio niente. Sì, sì, è vero, è vero. No, dico, ragazzi, vogliamo razionalizzare? Cerchiamo di non farci prendere dall'emotività. Allora, noi non ci conosciamo, non ci siamo mai visti, eppure ci troviamo nello stesso posto. È chiaro che siamo stati rapiti dalla stessa mano, giusto? Giusto? Io svengo. E mentre sono svenuto compaiono tantuna tre piatti con pollo e patate e un fiasco di Barbera. Dico! Non si sentono rumori, non si sente niente. A un certo punto squilla il cellulare della signora che non ricordava neppure di avere una seta con sé. Dico, com'è possibile? Qui non passa nulla, non si sente niente. È chiaro! È chiaro! È chiaro che qui ci troviamo in presenza di un fenomeno ben noto alla scienza psichiatrica. Allucinazioni vitali! Ed è chiaro anche. Cosa? Quale? E se uno delle allucinazioni non ce le ha per conto suo, gliele possono fare venire. E come? Come? Droghe! Allucinogeni, psicofarmaci. Ed è chiaro anche che per ridurci in questo stato, per solleticare i nostri nervi e ridurci degli idioti, avevano bisogno di qualcuno che agisse dall'interno, insomma di una tappa. Ma no! Ma sì! Perché meglio di qualcuno che conosce la psiche umana e lavora con i tossicodipendenti! Fermo, sparo! Erna! Guardi bene, è proprio lei la complice dei rapitori. Io non ho mai creduto alla storia della borsetta, poi pensarci bene, lei era vicino a me quando sono svenuto. Ma a me non la si fa, mia cara! Lei non ha capito proprio un bel niente. Ah sì? E allora mi spiega che cosa ci fa una psicologa con una pistola nella borsetta? Provi lei a lavorare con i tossicodipendenti, poi me lo viene a raccontare. Io sono qui come voi! E se fossimo morti? Ma per favore non diciamo baggianate, no! Ma lei mi trova che non mi sono no, 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 io dico davvero. Magari siamo tutti e tre morti nel sonno. Ma che la morte si mangia e si beve? E ci si arrabbia? La vede questa vena qui? C'è una bella vena di sangue, no? E non credo che sprizzerei salute da tutti i pori se fossi nella di là. Questa la prendo io! Prenda pure, tanto è finta! Ma quanto prendo non c'è. Quando arrivai trovai mia zia e le dissi,
Dov'è papà? Non ti preoccupare, tornerà presto. Vieni in casa che ti ho preparato una cosa buonissima. Una cosa buonissima. Era un minestrone, per giunta senza pasta. Io odio il minestrone. Così, l'arrivo di mia sorella fu segnato da una rinuncia. Ma perché ti sto raccontando tutte queste cose? Ti piacciono i boschi? Sì, io adoro i boschi. Quando ero bambina facevo lunghe passeggiate nei boschi. Riconoscevo gli alberi, adoro il leccio, l'acero. E poi l'odore della terra bagnata dopo la pioggia. Impossessarsi di quell'odore, rotolarsi tra le foglie. Ma avevo paura delle terribili reprimende di mio padre. Io l'ho fatto! Cosa? Mi sono rotolato nelle foglie bagnate di fresco, mi toglievo i vestiti e mi chinavo a poco per gustarmi maggiormente il momento del contatto con il terreno. Finché non resistevo più, mi tuffavo a raccogliere l'abbraccio della natura. Avevamo collina, c'era una pineta. Io ci portavo spesso con il fratellino a scoprire il mondo. Paura. Che sarà di me? Che farò? Che farò in questi campi? Pieno nidi e rame, circondato dall'aurora, pieno di notte e cuore. Conosci quel salò? Che farò se i tuoi occhi sono morti alla luce e la mia carne non può più sentire il calore dei tuoi sguardi? È il mio poeta preferito. Quando i miei colleghi si mettono a leggere il giornale, a giocare a carte, a me piace stare da solo a leggere poesie. Fin da piccolo sono stato preso da questo morbo. Hai ragione, è proprio un morbo, quasi non si riesce a farne niente. Perché ti ho perduta per sempre in quella chiara sera? Oggi il mio cuore è arido come la stella spenta. La poesia è una grande consolazione per una bella brutta giornata. Alla fine sono arrivata ad odiare la pioggia. Io, quando ero bambina, mi piaceva andare sotto la pioggia, perché sapevo che poi la mamma mi avrebbe messo in una grande vasca da bagno piena d'acqua calda. Mi avrebbe riempito di bordà, con una nuvola di bordà. Gli elefanti? Sì, perché sono animali misteriosi. Gli elefanti, ci pensi? Che effetto fa un cucciolo di elefante su un bambino? Un cucciolo di tigre o di rinoceronte lo vedi subito un cucciolo, ma un cucciolo di elefante è enorme, è sproporzionato rispetto agli altri cuccioli. L'elefante è un animale grande, forte, ma anche buono e saggio. Sa stare in gruppo, sa stare da solo. Un gruppo di elefanti è molto di più di un branco. È come una piccola comunità. Poi un bel giorno gli elefanti partono, decidono di lasciare il loro posto e nessuno sa dove vanno, nessuno conosce la loro meta. Benissimo, mi compiaccio, vedo che qui non si perde tempo, eh. Ma che ha capito, fa freddo. Sì, fa freddo, perché adesso le porteranno una bella stufetta. E lei che si preoccupava tanto per la sua Elisa, vedo che si è consolato presto, eh. Non si preoccupi, io sono un uomo di mondo, so come vanno certe cose. Quali cose? Dico un po', ma lei c'è o ci va? Comunque ho capito, voi siete poi dei disgraziati capitati per caso nel mio rapimento. Oh, grazie tante. Oh, uno se la prenda. Bisogna riconoscere le differenze di ceto. Prenda via, avrei mai potuto fare il bidello io? No, non avrei mai potuto fare il bidello, sia perché io. Altre mete, altri obiettivi, niente, dico niente, succede per caso. Ah sì? E se niente succede per caso, mi spiega perché siamo qui tutti e tre insieme? Qual è il motivo? Non mi dica che siamo stati presi nel suo rapimento, perché non funziona. Siamo di tre posti diversi, io di Roma, la signora di Ferrara, lei di... Paolo! Ecco, lo vede? Non può essere che ci hanno presi per sbaglio, per un banale errore nel suo rapimento, perché siamo di tre posti diversi. Ora siamo qui tutti e tre insieme, che lo vogliamo o no? Io continuo a non capirci niente. Insomma, che adesso mi darò subito a fare discorsi sottili, mi sembra davvero troppo, eh? Ascolti. E poi fa freddo! Ehi, voi, guardate, dovete darci una coperta, sì o no? Fa freddo, però un
male, poi vedrai che non ci tratteranno a lungo. Ah sì? E tu come lo sai? Beh, è chiaro che stavo scherzando, volevo sfruttare fastidio al nostro coinquilino. È chiaro, hanno voluto rapire lui, ma vedrai che ricco com'è, voglio dire, con i soldi che ha... Ma che cos'hai? Stai sudando? Io sudando? No, no, niente affatto, no! Dica un po', ma lei non è un po' troppo fragilina per fare la psicologa? Che intende dire? Mi sembra un po' debole di nervi, suscettibile per aggiunta. Provi lei a lavorare con i tossicodipendenti, dopo mezza giornata è pronto per l'elettroshock. Fragilina. Ma come si permette? Ma chi la conosce poi? Oh, no, facevo solo così per dire. Volevo dire che se cercassi un nuovo direttore commerciale, certo non chiamerei uno che se la fa sotto dalla paura quando vede un cliente. Ma che razza d'esempio è? Oh, quante storie. Ehi, lei su, venga qui, mi aiuti? A fare che cosa? Venga qui, gli ho detto. Passa come me, così. Così. Le mani. Ho notato che le pareti qui sono completamente gelate. Probabilmente siamo in un capannone. Voglio vedere se in qualche forellino del soffitto si vede l'esterno. Niente, qui non si vede niente, un po' più là. Un po' più là. Un po' più là, gli ho detto! Addo- ah! Che porca! Mi scusi, mi scusi tanto. Grazie! Dovere! Ma che abbiamo fatto? Niente, un massaggio cardiaco, lei ha avuto delle fibrillazioni. Nulla di grave. È vero, io soffro di cuore, ma non fate capirlo. Perché mi diletto in medicina. Mio padre era un grande medico, ho sempre avuto molti libri in casa. Suo padre era medico, e come mai lei? Ah, lei vuol sapere perché il figlio di un grande professionista, di un luminare della scienza, finisce a lavare i gessi in una scuola elementare? Beh, sì. Perché a me non interessa la posizione sociale. Il lavoro che faccio mi appartiene. Oh, lo porco! Sì, ho un rapporto splendido con i ragazzi e questo mi piace. Mi dico una cosa, in tutta sincerità. Capita mai di sentirsi solo? Beh, allora? Qualche volta. Ecco, lo vede? A me invece non capita mai. Grazie ai miei ragazzi. Senta, io non ho voglia di stare qui a sentire le sue stronzate. E poi qui fa freddo. Fa un maledetto freddo. Ma che fa? Ma lo vede che qua ciò sto dipingendo un quadro al tempo stesso, organizzo una conferenza e sbuccio una mela. Ma non si preoccupi, non sto impazzendo, sto solo cercando di reagire al freddo. Ma stia attento, non le fa bene con quello che ha appena avuto. Non le fa bene, non le fa bene, gna 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 gna. Venga qua piuttosto, faccia vedere che sa essere un uomo. Marco, Marco, Marco! Dica un po', ma che le sei incantate in disca quello? Certo che l'ha proprio conquistata. Devo mettere che lei è gamba. Sarà che comincia anche a essergli simpatico. Marco! Credo che possa passare! Bravo! Si quanto valere, dico un po', dove la fate militare? Marco, ma non vedi che quest'uomo sta impazzendo? Senta un po', carina, se c'è qualcuno che è da di matto, è proprio lei, con i suoi urletti e i suoi isterici. Non è vero, non è vero! Dai, calma, stai tranquilla, Elena, ci sono qua io. Nessuno ti farà del male. Marco, quest'uomo sta impazzendo, devi imparare a neutralizzare. Sì, sì, Elena, faremo tutto quello che è necessario, stai tranquilla. Però adesso... Ecco. Così va meglio, vero? La smetta di guardarmi così? La smetta? Guardi,
Io non sono abituata a chiedermi il perché, il per come, di tutto quello che ci circonda. Io sono abituata a costruire il futuro mio e della mia famiglia, a produrre. Il resto, i discorsi sottili, le disquisizioni filosofiche, le lascio a voi intellettuali, mi spiego. Ah, il suo discorso non fila. Come no, fila alla perfezione del mio discorso. Da bambino le hanno mai regalato, che so, un cane, un gatto, un canarino? No, ma mia madre odiava gli animali, diceva che sono solo una perdita di tempo. Già, il tempo. E mio padre ne detestava gli odori. Ah, gli odori, capisco. Lei lo sa quanto è importante per un bambino essere il proprietario di un'altra creatura? Dargli da mangiare, pulirlo, buttarlo fuori per i bisogni. Lei lo sa quanto è importante tutto questo? No, non lo so, me lo spiega lei. Si impara a guardare al di fuori di se stessi quelli che una volta erano valori fondamentali, sfumano, perdono d'importanza per essere sostituiti da altri valori, rispetto, amore e serenità. Ma come sta facendo una lezione di psicologia? Non abbiamo niente di meglio da fare. Guardi, glielo dico con parole semplici. Lei si comporta come un bambino al quale non hanno mai regalato un cane. E un bambino? Ma come si permette? Lei è qui, prigioniero, in un luogo sconosciuto. Che fa? Urla, strepita, si disprezza? Ma come si permette? Ma chi la conosce poi lei? Guardi, la cosa che mi dà fastidio più di lei è la sua totale mancanza di interessamento verso gli altri. Ma lo sa quante volte dice io in una frase? Io sono, io conosco e voglio, io. Che c'è da ridere? Ma la smetta di ridere così? Ma niente, qui la sua amica è la psicologa. È una specie di radiologa ambulante, sa, porto la lastra anche a lei, porto la lastra a tutte e due. Gli altri, sempre gli altri, mai se stessi. Guardi, non mi ha affatto convinto con le sue teorie psicanalitiche, freudiane, come si dice. Però devo ammettere che lei ingabba. Ah, mi prende in giro. Ma diciamo, la prendo a lavorare nella mia azienda. È la sua azienda? Sì. Io ho bisogno di uno come lei, che sappia parlare con la gente. Io sono abituato a comandare, a farmi obbedire, ma forse ha ragione lei. È più utile conoscere il dipendente. Ah, stavolta mi sembra che abbiate fatto pace. Non veramente, io proprio. Allora, guardi, l'importante è che ci siamo capiti. Il resto, i dettagli, li vediamo dopo. Piuttosto vado a parlare con la tu. Ma la porta è aperta. Mi sentite? La porta è aperta. La porta è aperta, chi l'ha aperta? Prima era chiusa, ora è aperta. Sì, adesso abbiamo dei rapitori gentili che ci aprono le porte e magari ci mandano anche un biglietto di scusa, ma per favore! Ma mi deve credere, prima era chiusa a chiave la porta. Marco, almeno tu mi credi? Sì, Elena, ti credo. Marco, abbracciami, povero. Mentre voi vi scambiate le illusioni, io vado a vedere cosa succede là fuori. Non lo faccia, può essere pericoloso. Non è più pericoloso che stare qui. Potrebbero venire in qualunque momento e farci la pelle. Io vado, se fra 5 minuti non sarò tornato, venite a cercarmi. A proposito, il mio cane si chiamava Flipper, eravamo amici inseparabili. Avevo anche un gatto e il suo nome era Spelacchio. Che carogna! Ti rendi conto? Ha recitato, finto. Ma lo sapevo che non era così cinico come voleva sembrare. Marco, io non so come finirà, ma volevo dirti che non ti dimenticherò mai. Ma perché? Perché tutto questo? Evidentemente qualcuno ha voluto che noi stessimo qui tutti e tre insieme. Ma chi vuole? Poi sempre si possono dare delle risposte. Rilassati, Elena. Rilassati. Non mi trattare come se fossi una povera pazza. Tu sai qualcosa e non me lo dire. Così? Quando siete arrivati qui dentro, tu e Luigi Carlo eravate talmente distanti l'uno dall'altro che non avreste preso neanche un caffè insieme. Era necessario che vi avvicinaste e in qualche modo io non ho fatto altro che aiutarvi. Tu aiutarci? Un lungo cammino vi aspetta. Siete stati prescelti per farlo. Era necessario che vi incontraste. Era necessario un piccolo aiuto. Ora, per quanto distanti, i vostri mondi si parlano. Di che mondi stai parlando? Ma che delirio è questo? Non è un delirio, è la verità. Non è possibile. Cosa non è possibile? Io ho camminato per un'ora e mezza. Ma un'ora e mezza, è uscito da 5 minuti. Lasciala continuare. Ora non c'è una strada, non c'è una casa, non c'è un albero, non c'è un soffio di vento. Ora c'è... Il nulla. Ma allora... Thank you.
sai come fanno gli aeroplani? No, sentiamo. Gli aeroplani fanno... Sì, va bene, ora basta, fermate, eh? Non posso fermarmi, non sono mica atterrato. Perché ora è previsto l'atterraggio. Ma lo so, io sono l'aereo, non sono mica il comandante. E chiedilo al comandante. La moto è per quando atterriamo? Allora, per lei? Il comandante ha detto che teniamo fra 2 giorni e mezzo. Oddio, no, basta che lei ferma, eh? Ma non posso fermarmi, stiamo facendo il giro del mondo, non si fa mica 10 minuti, certo, tu che ne sai, sei una femmina. Carlè, fermate. Non posso fermarmi, poi i clienti se la prendono con me. Ci parlerò io con la suggeri. E poi potrò riprendere a volare. Sì, sì, poi potrò far giro del mondo. È molto bello lassù. Ci sono le nuvole, c'è tanto vento, ci sono gli uccelli, ma noi aeroplani siamo più veloci degli uccelli, certo tu che ne sei una femmina. Per lei oggi verrà qualcuno. C'è il signore che vende il pane. Mi piace tanto quando viene quel signore perché io mi faccio piccolo piccolo, mi metto nella cesta e faccio finta di essere un panino. No, non è quello che vende il pane, è uno che non ha vendito. E chi è l'imperatore? Non devo... Ho capito, è una spia, è un agente segreto. Non ti preoccupare, Letta, lo faccio venire per il giro del mondo con me. Puzza? Ma come puzza? Ah, perché se puzza non lo posso fare venire, il comandante se la prende con me. Ma che le basta! Va bene, lo faccio venire lo stesso, ora devi venire anche tu, eh? Dai, facciamo il giro del mondo insieme. Ci ubriachiamo, facciamo il giro del mondo e andiamo forte, 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 è una strega, all'inferno devi andare con tutti i diavoli che ti pongono quei forconi, all'inferno! Per lei io devo aiutare. Non è vero, non mi vuoi bene, mi rubavi le patatine! Che c'entra, eravamo piccoli. Eri piccola, era una piccola strega, la mamma mi voleva bene. Lei mi comprava le patatine, mi comprava i popcorn, mi comprava le macchinette e pure l'aeroplano. E la mamma ti voleva bene, ma anch'io. No, non è vero, da quando la mamma è andata via, tu mi lasci sempre solo. Vengono i signori, tu gli fai la pasta, poi vai a giocare a tirare con loro e io rimango solo. E poi sono sporchi e puzzano, ti fanno i gesti con la lingua. Lascia che ti abbracci. Per lei, a te ti piace questo posto? Quale posto, casa? Sì, qua sotto, la trattoria, le camere del... Sì, mi fa venire voglia di mangiare. Ma lo sai che ci sono posti molto più belli di questo. Con tanta luce, tanto spazio, tanto verde. E poi ho trovato gli altri capelli. Ma come, tagliami? Come faceva quella signora con la mamma con le forbici grandi, 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 e ti tagli i capelli? 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 Sì, sì, va bene, tagli i capelli, hai capito quello che ti ho detto? Ce le dovevo mandare via di qua, la trattoria, le camere non sono più nostre. E io non voglio andare via da casa. Anche il posto dove andremo, sarà a casa, vedrai, ti piacerà, non vorrei più tornare indietro. E poi quando trovi gli altri capelli, ti tagli i capelli, ti tagli i capelli, ti tagli i capelli, ti tagli i capelli. La trattoria, le camere non sono più nostre. Non è vero, sei una bugiarda, bugiarda e strega. Carlè, oggi verrà qualcuno e devi promettere di far bravo, capito? Che è un uomo? Ma che importanza c'ha? Te devi comportare a grande e basta. Lo sapevo, è un uomo, tu vai a giocare di lui, con lui e io rimango solo. Non ti preoccupare, te lo spiegherò tutto. Profumo d'altri tempi,
la fragranza esotica, dico, il musco e l'ambra insieme. Sta zitto e mette da sedere. Per me va a giocare dell'altro. Ma perché io voglio giocare con il signore? Carletto ha detto di andare a giocare dell'altro. Ma qua! Carletto va a giocare dell'altro! Umpa! Ti prometto che poi giochiamo insieme, sai. E dovremo pure all'aereo che precipita. Sì, neanche all'aereo che precipita. Promesso! Sì, sì, promesso. Chi t'ha autorizzato a entrare? Chi t'ha autorizzato a parlare con mio fratello? Beh, la porta era aperta, ho bussato, ma non ha risposto nessuno, allora sono entrato. In fin dei conti avevamo un appuntamento, mi pare, o no? Potevi bussare più forte, così t'avrei sentito. Devo fare anche una richiesta in casa da bollo per parlare col fratellino? Comunque adesso sono qui. Già, sei qui. Allora, dove sono le analisi? Devo prima parlare con mio fratello. Questi sono fatti tuoi, io sono venuto qui per vedere le analisi. Prima devo parlare con mio fratello, poi vedrai tutta l'analisi che voglio. Senti, bambina, guarda che io sono un professionista serio, non sono mica venuto qui per niente, eh. Come faccio ad andarmene via di qui senza le analisi? Le analisi sono la base, il minimo indispensabile. Ma cosa ci dico io ai miei clienti che non le ho viste perché la sorellina doveva parlare col fratellino che era ancora sulla pista d'atterraggio di Ciampino? Dai, andiamo, siamo seri. E i soldi? Cioè, lei? I soldi, la grana, la pecunia. Ah, il da me? Cara mia, si vede che non sei esperta in questioni economico-finanziarie. Se lo fossi un minimo dovresti sapere che non si dovrebbe mai pretendere niente se non si è prima dato qualcosa. Cara, cara la mia Jasmine. Non mi chiama cara perché non so per niente cara. Altro che cara. E non mi chiama nemmeno Jasmine. L'hai detto te che ti chiami Jasmine? Per l'amici, per te sono signora De Santis e basta. Va bene, signora De Santis e basta. Adesso però parliamo seriamente, per favore. Io sono due mesi che aspetto questo appuntamento e non me ne vado mica di qui a mani vuote, eh. Ma che c'è? Te lamenti perché non ho avuto subito la pappa pronta? Se ci è voluto del tempo è perché avevo fatto l'analisi. Oh, questo si chiama parlare, ma adesso, se Dio vuole, vediamole queste analisi. Senza le analisi non posso farti il prezzo. Ma l'hai visto? L'ho visto, allora. Sembra, pare, in discrete condizioni fisiche, ma questo non vuol dire niente, io devo andare fino in fondo, analizzare, ponderare, toccare con mano, deviso. Potrebbe essere che so, i trigliceridi alti e poi, magari fuma. Ma l'hai visto bene, pensi davvero che uno così possa mettersi a fumare? Chissà mai. Magari di nascosto? Non di fesserie. Per avere una puntina di diabete che mi. Oppure, non so, una funzionalità epatica ridotta. Ah, e allora sono. Tieni, ecco l'analisi, ma poi famo il prezzo. Oh, questo si chiama parlare, brava! La mia Jasmine, esaminiamo le cartelle cliniche, vediamo come sta il piccolo. Ma fai schifo. Tu sarai mica migliore di me. Allora, complimenti. Salute di ferro il ragazzo, ma. Ecografie? Ma quale ecografie? Come, non le avete fatte? No. Ma dico io, Jasmine, come pretendi che io ti faccia un prezzo, una valutazione completa se non vedo prima il cuore, il cervello, i reni, i polmoni, il fegato, tutto il resto? Come faccio a farti il prezzo? Me lo dici? Vabbè, ho capito. Vorrei dire che torno un'altra volta. Ma non sarà prima di un mese perché ho molti appuntamenti. Un mese, ma sta scherzando, io ho bisogno dei soldi. Sì, dicono tutti così. Ma io sono rovinata se non ho i soldi, lo capisci? Rovinata! Sì, arrivederci. E fermate, no? Dovresti, che so, misurargli la pressione, sentire il polso, passarlo un po', fare le cose che fanno i dottori, insomma. Che fa? Cos'è? Così ce lo fai l'idea di quel prezzo. E basta un prezzo anche orientativo, così, sapete. Poi dopo, la mia fratella è andata a dormire, noi dovremmo restare soli. Soli, soli. E dopo ti faccio il prezzo. Dopo vado il prezzo. No, cara mia, come un attacco, ti ho detto che sono un professionista serio. Pensaci bene. Ci sono cose nella vita che non hai ancora vissuto e che vale la pena di dire. Lascia dannare emozioni, no? Allora, sì. La Carletti è qua, ti aspettavamo. Non è vero, non mi aspettavate, stavate facendo le porcherie e io nella mannoia ho finito la cioccolata e mi sono tutto sporcato. E qua che. Ce n'è ancora di cioccolata. I coccodrilli mica mangiano la cioccolata. Ah no, e cosa mangiano i coccodrilli? Sentiamo. I coccodrilli mangiano tutto quello che trovano. Mangiano le strade, mangiano le case, mangiano gli aeroplani, mangiano i signori. Buono signore, tenero tenero. Bravo, se dopo mangiato i coccodrilli che cosa vogliono? Il deserto. E allora camminano sulla riva del fiume. Camminando sulla riva del fiume che cosa trovano? La cioccolata! No, trovano la giacca del signore che si sono appena pappati. E che cosa c'è nella giacca dei signori che hanno mangiato? La cioccolata! Magna, magna, tutta salute! Che bello è qua.
No, non te la do. Non te la do. Per me guarda che te fa male. Non mi prendi, non mi prendi, non mi prendi. Per me ti fa male. Perché ci guardi così? Cioè, sfonti pure. Guarda che faccio le cose. Oh, guarda negli occhi come parlo, eh? Strano. Somiglia a qualcuno che ho già visto. Ma non sei mica di quartiere. Facciamo che io invisibile non mi vedevate. È strano. Mica c'era avuto questa situazione prima, no? Ma non è che eri già parlato con mio fratello. È molto che voi abitate qui. Quando mio padre e mia madre sono morti. Da allora che il letto non si è più ripreso. A per lei! Ma no, non vuole, tu non lo sapevi che io ero qui, ero invisibile. E dopo che cosa è successo? Che è successo? Zio ce l'ha sempre. Era cattivo, zio. Che ti faceva? Che me faceva? Ma scusa, te che te ne frega? Tu non sei venuto qui per visitare il fratello. Visita perché vattene. Ma guarda un po' questo. Ma che te pensi che c'ho tanto che chiacchierà con te io? Guarda che questa non è neanche la mia zona, non dovevo venire io. Ma il collega è dovuto andare in vacanza, allora ha mandato. Giochiamo agli indiani. Carlè, va a giocare da solo. Sì, ma frega! Carlè, va a giocare là. Facciamo che io lo faccia di nuovo lo spiaccicato e tu l'una da niente a nera. Senti, vai a fare la danza della pioggia, dai. La pioggia. L'avevo avuta fin troppa di pioggia i giorni scorsi. Tornavo a casa che c'era un genio. La pioggia? Garcia Lorca. Chi è il cantante? Beh, parlami ancora di tuo fratello, dai. Mio fratello. Ho capito come t'ho visto. Assomiglia a qualcuno che mi ha perso un sogno. Mi indica la strada lontano, vuole che ci andiamo insieme. Ah, ma io non mi fido, non mi sono mai fidata. La visita! Carletto, vieni qua che facciamo un gioco nuovo. Come un gioco nuovo? Facciamo che era il barbiere ti tagliava i capelli? No, facciamo un altro gioco. E facciamo che eravamo due donne, ci mettiamo i costumi di Letta e scendiamo le scale. Ti no, è quel gioco, senza no, fai bravo, dai. E che gioco facciamo? Giochiamo al dottore o all'ammalato. Sei un dottore verdadero. Un dottore. Allora non vale. E poi mi sono ammalato. Fai bravo, per favore, è un gioco bellissimo. Guarda, ti faccio divertire un po'. E poi giochiamo al bandiere. Sì, è tutto quello che vuoi. Adesso promesso. Promesso. Oh. Lo so che stai bene. Per questo è un gioco, no? Tu stai proprio bene, c'hai il fisico di un ragazzino. Il cuore di un infante proprio. Complimenti. Respira. Forte, polmone d'acciaio, chissà quanto corri tu, la maratona, fai. Fai sentire qua, eh? Organi interni, fegato, l'intestino pulitissimo, chissà quanto mangi tu, devi avere sempre fame. Io mi annoio a fare questo gioco. E dopo ti porti in un bel parco dove ci sono tanti giochi diversi, le giostre, il drago volante, le montagne russe, di là. Basta, per me va bene così, visita terminata. Complimenti, che fisico, ma questo è un caso clinico straordinario. Veramente, mai visto una cosa del genere? Il suo corpo si è sviluppato, ma i suoi organi interni sono quelli di un ragazzino, incredibile. Siamo in piena zona business, cara la mia Jasmine, sarà il miglior affare della tua vita, non te ne pentirai di esserti rivolta a noi. Che fisico il ragazzo. Allora, questa sera ti chiamo e ti faccio una prima offerta orientativa, per carità non sarà esatta al centesimo. E per l'ecografia non preoccuparti, perché ci pensiamo noi, abbiamo dei macchinari all'avanguardia, tutto un centro specializzato. Andiamo sul drago strisciante! Drago volante! Sì, drago volante, andiamo! Sì, andiamo. Ah, però prima devi chiedere il permesso alla sorellina. Ma hai già detto di sì! Non è vero, non ha detto di sì, senza il permesso non si può andare. Letta, posso andare col signore sul drago volante? Posso? Posso? No. E perché no? Hai detto? Hai detto no? Cosa? Ho detto no. Ma pensaci bene, cosa hai detto? Ho detto sì. Sì!
Sì! Ah, ho capito male allora. E vado a prendere la palla così quando ci andiamo dal drago volante giochiamo con la palla. Sì, 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 vai, ti aspetto, dai, vai. È strano però, Che cosa è strano? Direi una donna forte. Ah, sì, sono una donna forte, allora? Eppure prima tremavi. Lo sai bene che non sbaglio, tremavi come una foglia. Ma dovrà il cervello prima di parlare. E per caso ci hai ripensato? Tuo fratello? Ma che? Ma dico perché? Senti, tu pensa all'affari tuo, Abbiamo fatto un patto. Io li rispetto i patti. Da domani la mia vita cambierà. Che se cambierà? Sarò libera. Libera. Me ne vado a Monte Carlo, tanto lì nessuno mi conosce. Voglio andare in un posto dove nessuno mi conosce. Ora rompiamo le catene. Ma scusa, a te che te ne frega? Tu avrai la tua parte, no? Non te basta? Sono pronto! Ah, sei bravo. Già pronto. Ah, bravo. Bravo. Ecco, però, prima di andare, bisogna fare un'altra cosa. Devi fare qualcosa a Carletto? No, a Carletto. Con Carletto. Dobbiamo giocare agli elefanti! Agli elefanti! Sì! Sì! Giochiamo agli elefanti! Lento, noi giochiamo agli elefanti! Lento, tutta la gira, poi facciamo gli elefanti! Lento, come lei? Lento, no, signore, sempre, sempre, sempre! Andiamo all'acqua a bere, sì, sì! Lento, noi andiamo all'acqua! Che ci facciamo da mangiare? Noi andiamo all'acqua a bere, con gli elefanti! Che cosa gli facciamo da mangiare? Signore, l'erba che c'è passata! L'erba! L'erba, noi ci facciamo l'erba! Tutta la gira, poi facciamo gli elefanti! Insomma, voglio dire, non c'è fretta, no?